E alle 16:04 minuti e 33 secondi apriamo una nuova pagina dedicata sempre a novità discografiche interessanti. In questo caso è un ritrovare con molto piacere la figura di Giulio Tampalini, che è collegato con noi al telefono. Pronto? Pronto? Ci ecco, sono. Buongiorno, ci sono. Maestro, buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno, come sta? Bene, grazie. E sono molto felice di avere al telefono anche Daniele Fabio. Pronto? Eccoci, ciao a tutti e sono felice di essere qua con te e con tutti voi. Grazie a entrambi, perché siete il duo Sfera, quindi è il vostro primo disco come duo Sfera, se non sbaglio, è così? Esatto. Quindi una novità che riguarda questo 2021 e che ci ha colpito perché è molto eterogenea. Quello che avete ascoltato, e forse gli ascoltatori di Radio 3, che sono sempre bravissimi e preparatissimi, avranno rintracciato in questo brano Fortuna Nova un riferimento, una citazione molto evidente ai primi due movimenti dei Carmina Burana di Karl Orff, che poi diventa tutt'altro nel corso del brano. Allora, intanto raccontateci quando, come vi siete conosciuti e quando avete deciso di incidere un disco così particolare. Poi andiamo a spiegarlo nei dettagli pian piano. Parliamo intanto di voi due come duo. Tampalini, quando ha deciso di portare nella sua chitarra dentro la musica anche di Daniele Fabio, che è un compositore oltre che un chitarrista? Allora, è stato un incontro del destino, direi, un incontro in cui l'amicizia ha giocato un ruolo fondamentale, ma soprattutto in cui anche la geografia nord e sud si sono uniti, nord e sud dell'Italia, perché nei tanti corsi che ho fatto e che faccio da anni, anche in Calabria, in questo caso, ho incontrato questo giovane, talentuoso, splendido, creativo, geniale chitarrista e compositore, che è Daniele Fabio, che è qui con noi, e lì è nato proprio un incontro di direi anche artistico, soprattutto di amicizia, di intesa, e da subito c'è stata l'idea di costituire un duo e di creare un progetto che seguisse la nostra linea, una linea di apertura, di inclusività. Ecco, che cosa l'ha portata, che cosa l'ha colpita della scrittura di Daniele Fabio? Mi ha colpito la capacità di Daniele di includere e di accogliere nella sua scrittura una serie di linguaggi, sì, musicali molto ampia, eterogenea, che prende dal jazz, dalla musica contemporanea, dalla musica sperimentale, dal rock, dalla musica classica, quindi una scrittura capace di ricreare, di rielaborare in una formula nuova tanti linguaggi diversi, e questo ho trovato che fosse davvero straordinario per quanto riguarda anche il nostro linguaggio, il repertorio della chitarra. Sì, quello che dice è verissimo, lo confermo, perché in questo disco ci sono 14 tracce, tutte una diversa dall'altra. Quello che hanno in comune è sicuramente una grande energia, proprio sprigiona energia questo duosfera, come la l'onda di fuoco, il cerchio di fuoco che viene raffigurato nella copertina. Daniele Fabio, allora, che cosa significa scrivere per Giulio Tampalini? Beh, scrivere per Giulio Tampalini vuol dire accendere quel cerchio di fuoco che hai accennato sul disco, perché uno degli aspetti sicuramente che subito mi è balzato agli occhi, al cuore, allo stomaco, è incontrare una persona con un'energia così viva, ma anche così a fuoco, ma in questo caso a fuoco nel senso di focalizzata, cioè sì, questa capacità di mantenere, ecco, chiaro l'intento nella vita in generale e anche quando suona. Cioè Giulio fa, io glielo dico sempre, che quando suona la chitarra diventa un'altra cosa. E allora come l'ha presa Giulio Tampalini quando gli ha proposto anche la presenza dell'elettronica? Ma condividiamo questa grande apertura, io ti voglio bene tanto anche per questo, perché ha subito accolto questa idea con entusiasmo e si è subito lanciato senza remore nella sperimentazione. Che poi è un'elettronica che va a commentare qualcosa di molto classico, per esempio nel brano che stiamo per ascoltare, sempre di Daniele Fabio, Le notti di Orfeo,
Partiamo come motivo ispiratore addirittura dalla storia di Orfeo e Euridice. Quindi non è un'operazione filologica, perché non è legata al momento, al mito che si racconta, ma lo si commenta con dei suoni assolutamente moderni, come la chitarra di Tampalini con l'elettronica. Com'è andata Giulio Tampalini con questa operazione? Come si è sentito? Ma io, come ha detto Daniele, sono entusiasta, sono subito stato felicissimo di questa idea, perché la chitarra da sola, con le sue polifonie, con la sua ricchezza sonora, è un mondo musicale affascinante, ricco, e certamente l'elettronica può arrivare laddove una chitarra da sola non può arrivare. Anche un duo stesso di chitarra, quando suoniamo insieme, no? Arricchisce molto il discorso e il dialogo. E la ricchezza. Quindi la vive come un valore aggiunto. Sicuramente, sicuramente è un valore aggiunto che va a sottolineare, che va a secondare e va a evidenziare i punti espressivi, e rende questa storia così, questo mito è così toccante, ancora più affascinante. Ancora e diciamo più che è uno strumento potenziato, quindi. Sì, è potenziato, e noi lo utilizziamo anche dal vivo, e nella esecuzione in pubblico questa possibilità è straordinaria anche per l'ascolto, perché amplifica proprio il discorso di una chitarra classica, con l'elettronica diventa quasi orchestrale, molto ampio, molto ricco anche per il pubblico, viene vissuto con grande partecipazione emotiva. Allora ascoltiamo questo Le notti di Orfeo, così diamo un suono a quello di cui stiamo parlando, e poi ci ritroviamo subito dopo. Thank you.
queste erano le notti di Orfeo, un brano di Daniele Fabio con Giulio Tampalini. Stiamo parlando appunto del duo Sfera. Siete ancora collegati? Sì, eccovi. Ci siamo. Ok, allora mi stavo chiedendo mentre ascoltavo questo brano come reagiscono i puristi, i vostri colleghi di conservatorio, quando sanno che applicate, usate addirittura la musica elettronica, perché sono operazioni in realtà molto, molto comuni, no? Succede spesso, succede anche il contrario, cioè che artisti legatissimi all'elettronica, per esempio Moby, l'ultimo album in uscita alla fine di questo mese sarà addirittura per Deutsche Grammophon, quindi per un'etichetta classicissima. E come, quali sono gli animi insomma attorno a questo stile di operazioni? Lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, intanto al 335-5634-296, se amate questo genere di commistioni dei generi appunto, oppure invece siete tra quelli che assolutamente no. Intanto lo chiediamo a Giulio Tampalini e Daniele Fabio come va con i loro colleghi. Tampalini. Io vedo che in questo periodo, non è una mia opinione personale, ma è quello che sta succedendo, c'è un grande allargamento anche, no, nei confini, nelle capacità, nella voglia anche di sperimentare e di incontrarsi tra diversi mondi musicali. E questa cosa, insomma, questa commistione è stata vissuta con un certo senso di colpa da parte dei puristi e una perplessità da parte diciamo di musicisti pop o jazzisti o musicisti rock. Oggi ritengo che queste barriere si siano abbastanza allentate, senza per questo non dover definire i ruoli, ecco. Questo non va a inficiare, in qualche modo, ecco, a svantaggiare o a creare, secondo me, nessun tipo di problematica, ma mette in comunicazione anime diverse, e così come nella genetica, dalla commistione dei geni nasce qualcosa di positivo, anche nella commistione di generi possono nascere delle scintille di creatività molto interessanti. Allora, possiamo pensarvi nel prossimo disco a 12 corde con due chitarre elettriche in mano? Tampalini. Tutto è possibile. Ecco, la chitarra elettrica è uno strumento in sé particolare, sì, che ha ovviamente una sua specificità, ma è un duo talmente aperto alla sperimentazione che è tutto possibile, e quindi non escludo anche questo. Daniele Fabio? Ma io sono anche chitarrista elettrico in realtà, però ultimamente, già da un po' di anni, il mio lavoro è soprattutto sulla classica, ma soprattutto un musicista straordinario come Giulio Tampalini con la classica, cioè riesce a far suonare la chitarra classica in una maniera talmente varia che c'è ancora tanto da esplorare, però come dice Giulio tutto può essere. Ecco, e poi dalla classica voi avete preso in prestito anche la forma, perché in questo disco ci sono addirittura tre scherzi: lo scherzo terzo, lo scherzo antico e anche lo scherzo irriverente, che è la tredicesima traccia. Quindi la forma classica, per poi incontrare in mezzo la musica barocca, ma anche le pulsioni rock per quanto riguarda scherzo antico. Come mai l'idea di questo titolo, Daniele Fabio? Cioè, è solo un titolo o c'è la forma dello scherzo? Allora, non c'è la forma compositiva stretta dello scherzo, ma può assolvere a quella funzione, cioè di intervallare all'interno di alcuni discorsi, anche all'interno di alcune sinfonie. Era un momento di intervallo, sì, no? Lo scherzo era spesso ternario, eccetera, eccetera. In questo caso lo scherzo ha una doppia valenza, cioè sia quello di essere un brano breve, brillante, però anche un invito nel senso stretto del termine. Lo scherzo antico gioca intorno a delle sonorità antiche, a del contrappunto barocco, quindi gioca intorno al discorso del contrappunto di quel tipo, però lo contamina appunto con un ambiente rock, con un tema che quasi strizza l'occhio a Sud America. Ecco, si contaminano questi scherzi, sono estremamente contaminati. Benissimo, quindi tra poco... Sì, sì, prego. No, dico, all'interno del disco in effetti ci sono varie
cioè si prendono varie forme classiche, per esempio nel brano Juego ho preso la forma sonata, che è appunto la forma più importante soprattutto del periodo romantico, ma anche prima del periodo classico, inserita nel compasso della Seguidilla, che è un compasso flamenco, o nelle Notti di Orfeo che abbiamo appena ascoltato, tutta la prima parte alterna dei momenti tonali a dei momenti seriali, quindi c'è un continuo, ecco, pescare anche dall'ambiente cosiddetto colto, sia dal punto di vista della scrittura che dal punto di vista della forma. E a proposito del ritrovare l'energia per suonare insieme, vi chiedo se a questo punto sarete sui palchi nei prossimi mesi, visto che fortunatamente andiamo verso la bella stagione e quindi verso la possibilità di godere di concerti quantomeno all'aperto. Allora, si stanno definendo le date adesso, abbiamo già delle date segnate, invitiamo tutti i nostri amici. Il 3 luglio, quindi tra poco più di un mese, saremo in provincia di Bergamo, a Spirano, in una bellissima serata in cui riapriamo i battenti musicalmente, e poi saremo sul Lago Maggiore il 30 luglio e stiamo organizzando altri appuntamenti, saremo poi anche nella zona dell'Umbria, questo stiamo organizzando appunto in agosto, e quindi stiamo riaprendo finalmente all'aperto, ma stiamo riaprendo insomma anche l'attività concertistica finalmente. Bene, siamo veramente felici che questo accada, immaginiamo che sia un'emozione speciale quella di ritrovarsi sul palco dopo così tanto tempo, e noi vi seguiamo, quindi ai nostri ascoltatori consiglio il sito giuliotampalini.it se volete ritrovare parte, insomma una parte perlomeno di questo duo. Invece per trovare l'album sapete che si tratta del duo Sfera, e in questo modo potete ascoltare tutte le 14 tracce che compongono questo disco. Allora io vi saluto, vi ringrazio augurandovi una buona estate, una buona stagione estiva, e adesso ci ascoltiamo lo Scherzo Antico, che porta sempre la firma di Daniele Fabio, con Giulio Tampalini. Grazie a voi.